Allora, con questi blocchi in Simulink abbiamo realizzato un sistema, un metodo che nel tempo lentamente ci cambia il valore del duty cycle. Cambia il valore del duty cycle. Ora, non entriamo nel merito di come questo avviene, perché lo vedremo più avanti. Però ora sappiamo che il segnale che entra nel generatore di tensione è un segnale ad onda quadra con un duty cycle variabile un po' a fisarmonica. Lo possiamo vedere nel primo diagramma qui, ingrandiamo quanto più possibile. Vediamo che all'inizio il valore del duty cycle è molto molto basso, è molto alto, perché quasi sempre è uguale a 1, poi diventa uguale a 0 per intervalli di tempo molto piccoli. Poi, per valori più o meno in questa zona qui, diciamo, qui, il valore del duty cycle si attesta intorno al 50%, vero? Poi dopo, più avanti, assume un andamento opposto a quello che aveva in partenza, cioè è quasi sempre uguale a 0 e per intervalli di tempo molto piccoli invece è uguale a 1. Quindi noi, senza avere nessuna pretesa di realizzare un profilo del duty cycle nel tempo che sia ben regolato, ben sistemato, abbiamo fatto una cosa estremamente approssimativa. Volevamo fare un esperimento, volevamo vedere quello che succedeva modificando il duty cycle nel tempo. Che cosa succede? Succede che la tensione di uscita, la corrente di uscita assume un andamento variabile nel tempo e sicuramente in qualche modo è legato al duty cycle, secondo la formula che abbiamo visto prima. Ripeto, il valore medio della corrente IDT a che cosa è uguale? Era uguale a regime, era uguale alla tensione V massima per il duty cycle D per diviso il valore di resistenza. Attenzione però che questa formula qui, mi seguite? Questa formula qui valeva solo a regime, cioè una volta che si fossero esauriti tutti i transitori. La domanda è: ma siamo sicuri che modificando così lentamente il duty cycle questa relazione qui può valere? Cioè ci potrebbe permettere di calcolare il valore di corrente in un punto qualsiasi noto il duty cycle in questa zona? Perché in questa zona noi conosciamo il duty cycle, sappiamo, lo andiamo a misurare, andiamo a vedere, no? Quindi questa grandezza qui la potremmo conoscere. Conosciamo anche il valore della tensione massima, conosciamo R. Cioè esiste una relazione che lega questo duty cycle a questo valore di corrente, valore medio di corrente? Allora, la risposta evidentemente è no, perché siamo sicuri che il transitorio non si è esaurito, perché dovremmo aspettare un tempo infinito per esaurire i transitori. Quindi questa relazione qui non vale sicuramente per un calcolo preciso del valore di corrente. Però sicuramente più lentamente si varia il duty cycle e più questa relazione potrebbe approssimare il calcolo della corrente in questa zona. Certo, questa considerazione lascia il tempo che trova, perché è una considerazione qualitativa, cioè non vi sto dicendo che aspettando tantissimo tempo questa relazione può essere utilizzata per calcolare questo duty cycle, però sicuramente si possono individuare dei parametri che permettono di calcolare l'errore che si fa applicando questa formula e considerando la variabilità, la rapidità, la dinamica della variazione del duty cycle. È chiaro? Quello che mi premeva ora era soltanto mostrarvi
come è possibile in qualche modo legare la corrente di uscita alla variabilità del duty cycle di ingresso, senza nessuna pretesa di individuare una relazione precisa tra l'uno e l'altro. È chiaro? Ok, quindi questo esperimento, diciamo così, ci ha fatto capire che c'è effettivamente una relazione tra l'uno e l'altro. Quindi abbiamo visto questa cella di parzializzazione, più o meno il funzionamento di questa cella di parzializzazione, e abbiamo anche osservato che è possibile in qualche modo entrare in questa cella di parzializzazione e controllare con un segnale lo stato 0 oppure 1 del deviatore che è presente qui dentro. E qui ci si entra appunto con un segnale che è caratterizzato appunto dal duty cycle D. Okay? Ora, dal punto di vista pratico, realizzare un deviatore, cioè dal punto di vista pratico, dal punto di vista elettronico, realizzare un deviatore non è tanto una cosa, cioè si può fare, però bisogna adottare determinati accorgimenti. Se questo fosse stato un deviatore elettromeccanico, avrebbe funzionato malissimo, non solo perché è elettromeccanico, ma anche perché non si sarebbe potuto garantire l'unicità degli stati 0 e 1. Cioè, mi spiego meglio, nel passaggio di questo elemento dal contatto 0 al contatto 1 potrebbe esserci un intervallo di tempo molto molto breve in cui esso potrebbe non essere collegato proprio a nulla, e quindi la maglia secondaria, cioè la maglia di uscita, la maglia collegata a questa maglia qui, per un breve intervallo di tempo si poteva trovare in uno stato di apertura completa. Quindi la corrente che circola qui dentro, la corrente IDT, diversa da zero, si verrebbe a trovare in una situazione in cui non avrebbe nessuna maglia attraverso la quale poter circolare. Questo è abbastanza grave perché è una corrente anche a carattere induttivo, per la presenza dell'induttore L. E quindi la differenza di potenziale che si verrebbe a trovare ai capi di questi due morsetti sarebbe sostanzialmente uguale V out uguale a VL più VR più la forza elettronica indotta E, che rimane insomma sempre quella che è, quindi più E più questa. Ma la tensione VL a che cosa è uguale? È uguale ad L di su DT, giusto? E se la corrente viene interrotta rapidamente all'interno di questa maglia, perché la maglia viene letteralmente aperta, il gradiente di corrente è davvero molto molto elevato, e quindi la tensione VL sale a valori elevatissimi. Se sale la tensione VL a valori molto elevati, indipendentemente da quanto vale VR e da quanto vale E, anche la tensione V out sale a valori molto elevati. Quindi questa maglia qui non si può interrompere, non dobbiamo permettere l'interruzione di questa maglia appena una extra tensione presente su questi morsetti di uscita, che potrebbero eventualmente danneggiare qualunque tipo di circuiteria elettronica che è presente all'interno. Ora, detto questo, vediamo un attimo come dal punto di vista pratico si potrebbe realizzare questo circuito qui. Dal punto di vista pratico si realizza con un circuito, un interruttore on-off di questo tipo e un diodo. Così. Ora, fra poco studieremo la caratteristica del diodo, una caratteristica molto particolare, una caratteristica, ragazzi,
è una caratteristica molto poco lineare, è una caratteristica non lineare, però per il momento vi posso dire che il diodo ha due stati, uno stato di polarizzazione diretta che permette il passaggio di corrente dal anodo al catodo e uno stato di polarizzazione inversa durante il quale la corrente non può passare dal catodo all'anodo. Allora, questo che significa? Significa che quando l'interruttore è chiuso, cioè si trova in questa condizione qui, la corrente può ovviamente fluire in questa maglia, quindi nella maglia secondaria formata dall'induttanza L e dal resistore R, mentre invece quando l'interruttore è aperto, quindi si trova in questa condizione qui, la corrente può continuare a fluire all'interno di questa maglia attraversando il diodo. Quindi questa configurazione permette di evitare che la maglia formata da L, R e D, cioè dal diodo D, non si apra mai. Quindi la corrente I di T ha sempre una strada da percorrere. O che percorra questa strada attraversando il generatore di tensione che si trova a monte, quindi o percorre questa strada qui, oppure percorre questa strada qui. Come vedete, attraverso l'induttore L la corrente c'è sempre. È chiaro? Ok. Ora, detto questo, nella prossima lezione studieremo bene il funzionamento del diodo e vedremo come funziona. E quindi vi renderete conto, riprenderemo di nuovo questo circuito e lo caratterizzeremo un poco meglio. Però per il momento voi sappiate che questo diodo è caratterizzato da due stati, possiamo chiamarli stati on e off, tanto per poterci intendere tra di noi, e avremo una situazione in cui la corrente o può circolare in questa maglia qui oppure può circolare in questa maglia qui. Quindi in pratica questo deviatore viene sostituito da questa coppia di dispositivi che dal punto di vista elettrico svolgono la stessa identica funzione. Infatti, quando l'interruttore è aperto, il diodo chiude in cortocircuito la maglia a valle e quindi ci troviamo nella condizione zero. Quando l'interruttore è aperto, quindi quando l'interruttore è aperto, così, ci troviamo nella situazione 0 ed equivale ad avere il deviatore nella posizione bassa. Quando l'interruttore è chiuso, cioè così, il diodo è come se non ci fosse, e ci troviamo nella condizione 1. D'accordo? Ci sono domande su questo? Ora, prima di una prossima lezione vedremo un po' il funzionamento del diodo e capiremo come questo avvenga con maggior dettaglio. Passiamo ora a un altro fatto importante, che è la connessione differenziale di due celle di commutazione. Questa è una cella di commutazione, cella di commutazione 1, anzi lo scrivo dentro, cella di commutazione 1 e questa cella di commutazione 2. Abbiamo visto che ciascuna cella di commutazione ha una caratteristica di uscita, tensione V out, in funzione del duty cycle D, che è di questo tipo qui. 1 e V massimo.
Ve la ricordate? Quindi in questo caso qui avremo una V out 1 e una V out 2. Il generatore di tensione a monte può essere lo stesso. Come vedete, il positivo del generatore di tensione qui è collegato qui ed è collegato qui. Mentre il negativo è collegato qui e anche collegato qui. D'accordo? Allora, a questo punto, come vedete, applicando il teorema di Kirchhoff all'impedenza di uscita, qui, chiamiamola Z, quindi avremo che VZ, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo individuare questa maglia e seguirla scrivendo la relazione che abbiamo, meno VZ, seguiamo in senso orario, meno V out 2 più V out 1 uguale 0, e quindi abbiamo VZ è uguale V out 1 meno V out 2. Quindi in realtà che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo che la tensione sul carico, se collegassimo due celle differenziate in questo modo, avremmo fatto che la tensione sul carico è esattamente la differenza tra le tensioni di uscita delle due celle di parzializzazione. Io ora, per evitare di scrivere dei simboli troppo complicati, ho scritto semplicemente VZ, V out 1, V out 2, ma è evidente che qui ci stiamo riferendo al valore medio. E quindi dovrei scrivere il simbolo di valore medio su tutti i simboli che qui ho disegnato. Però per semplicità di grafica non ho adottato questa notazione. Però si intende che vale il valore medio, va bene? A questo punto a che cosa sono uguali Vout1 e Vout2? Ricordiamocelo, sono V, ne scriviamo solo uno, Vout1 è uguale a V massimo per D, perché sto scrivendo quella che dal punto di vista grafico è stata disegnata qui, la sto scrivendo quindi, anzi per D1, perché qui, siccome sono due celle di commutazione, ho due duty cycle diversi. E quindi V out 2 sarà uguale a V massimo per D2. Andando a sostituire in questa relazione qui, avremo che VZ sarà uguale a V massimo per D1 meno V massimo per D2. E quindi è uguale a V massimo per D1 meno D2. Ora, questo numero, noi abbiamo visto che il duty cycle è un numero che varia da 0 a 1, giusto? Quindi, teoricamente, potrebbe essere anche un numero negativo, perché supponete che D1 sia uguale a 0 e D2 sia uguale a 0,5, il risultato è meno 0,5. E quindi, teoricamente, io con questo modo qui, la tensione VZ potrebbe anche essere negativa. Quindi potrei anche scrivere così la tensione VZ in funzione di che cosa? Di D1 meno D2 potrebbe anche essere negativo, quindi non mi basta soltanto il semiasse verticale, il semiasse positivo delle ordinate, ma a questo punto dovrò prolungare
E naturalmente la caratteristica a questo punto sarebbe un oggetto del genere, cioè potrebbe partire da meno 1, arrivare a più 1 e naturalmente avere una più vm e una meno vm. Siete tutti d'accordo? Certo, avere due duty cycle non è comodo, perché è come se avessi due manopole diverse. E se volessi avere un'escursione che va da meno VM a più VM, dovrei in qualche modo regolare tutte e due le manopole, no? Se le girassi tutte e due nello stesso senso, corro il rischio di mantenere costante la tensione di uscita. È giusto? Perché se per esempio avessi di 1 uguale a 0 e di 2 uguale a 0, la differenza sarebbe uguale a 0, ma sarebbe la stessa cosa se facessi 0,5 e 0,5, sempre 0 è uscita. Quindi diciamo così, avere due variabili indipendenti che poi mi governano la tensione media di uscita è ridondante, è inutile averne due, sarebbe utile averne una sola, cioè sarebbe utile collegare le due manopole tra di loro in modo tale che io ne debba girare una sola e poi l'altra si gira di conseguenza, ma sicuro non dovrebbero girarsi tutte e due nello stesso senso, si dovrebbe girare una in un senso e l'altra nel verso opposto. Cioè dovrei a questo punto definire un'altra variabile che chiamo D, magari collegata alla prima manopola, e dire che D è uguale a D1, e poi dire D1, e poi guarda, facciamo in modo che D2 sia uguale a meno D1. Quindi se definisco questo legame, a questo punto il duty cycle diventa unico per entrambi, perché basta modificare D1 per ottenere D2 di conseguenza. Allora, se D1 fosse uguale a 0, facciamo un po' dei casi, vediamo se funziona questa cosa, va bene? D'accordo? Allora, se D1 fosse uguale a 0, avrei D2 pure uguale a 0. E quindi, scusate, se facciamo, scriviamolo qui sopra, cancelliamo qui. Facciamo D uguale a 0. Benissimo, allora a questo punto D1 uguale a 0 e anche D2 uguale a 0. Tutto uguale a 0 vuol dire che mi trovo esattamente qui. Facciamo un caso 0,5, d'accordo? D uguale 0,5, allora D1 uguale 0,5 e a questo punto D2 uguale meno 0,5. La differenza tra D1 e D2 sarebbe 1 e quindi mi troverei qui. È giusto? Supponiamo che D sia uguale a meno 0,5, beh, è inutile che ve lo dica. La differenza sarebbe uguale a meno 1 tra D1 e D2, e quindi mi troverei qui. Avrei occupato già l'intera escursione, quindi è evidente che il mio duty cycle D, il mio nuovo duty cycle l'ho definito, mio deve andare da meno 0,5 a più 0,5. E allora la nuova caratteristica di uscita di due celle di commutazione collegate in modo differenziale sarebbe questa.
fenomeno giusto. Vedete, qui ci metto D, mentre qui ci avevo messo D1 meno D2, qui ci metto D. meno 0,5 più Vm meno Vm. Allora questo mi dà un grande vantaggio, cioè quello di ottenere in uscita anche tensioni negative, mentre prima una sola cella di commutazione non mi permetteva di fare tensioni positive e tensioni negative. Ora a noi ci si accende una lampadina, perché noi prima abbiamo visto come applicando una variazione del duty cycle ad una sola cella di commutazione ottenevamo in uscita una tensione in valor medio, una corrente in valor medio variabile. Variabile, ma sempre positiva però, è vero? Era sempre positiva. Ora che abbiamo collegato due celle di commutazione in modo differenziale, ci si accende una lampadina e ci domandiamo, ma modificando questo duty cycle nuovo, questo duty cycle D, potremmo ottenere una volta correnti positive e una volta correnti negative, quindi ottenere correnti alternate. E infatti questa è la chiave di tutto per ottenere un convertitore DC a C, cioè riuscire a realizzare, a progettare un convertitore che parte da una corrente, una tensione continua e mi tira fuori una corrente alternata. Questo tipo di convertitore, ovviamente, come già abbiamo detto, possono chiamarsi anche inverter. Abbiamo fatto un inverter a singola fase, perché può alimentare un carico monofase. Abbiamo fatto un inverter monofase, in buona sostanza. E a questo punto, ragazzi, il passo è breve. Anziché mettere due convertitori in connessione differenziale, possiamo mettere tre convertitori in connessione differenziale. Così, per ottenere la possibilità di alimentare un carico trifase. Allora, quello che vedete qui, non è altro che la replica di questo circuito, soltanto anziché utilizzare due blocchetti utilizzandone tre che si trovano qui, 1, 2 e 3, collegati questa volta sulle linee di un carico trifase. Ciascuna coppia di questo carico, la serie di questa coppia, non è altro che una connessione differenziale di due celle sulla serie delle due impedenze che vedete qui. È vero? Voi prendete queste due impedenze, vedete che sono messe in serie, equivalgono ad un'unica impedenza collegata qui. È vero? Queste altre due sono in serie, equivalgono ad un'altra impedenza che si trova qui. E le altre due ancora, queste altre due corrispondono ad un'altra impedenza che si trova qui. Non abbiamo fatto altro che trasformare un carico a stella in un carico a triangolo. Ma è evidente allora che se voi, anziché guardare questo carico a stella, guardaste un carico a triangolo, individuereste immediatamente che queste sono tre
connessioni differenziali di tre coppie di celle di commutazione. Una coppia è formata dalla cella 1 e la cella 2. Un'altra coppia è formata dalla cella 2 e dalla cella 3. Un'altra coppia è formata dalla 3 e dalla 1. L'unica differenza che c'è in questo schema è che il carico a triangolo è stato sostituito da un carico a stella. Ma un cambiamento, voi lo sapete meglio di me, perché avete l'elettrotecnica più fresca e sapete bene che questo non cambia le carte in tavola. Chiaro? Perfetto. Ora, giusto per capire meglio quello un po' che succede e come queste celle di commutazione si differenziano proprio tra di loro, ricordiamoci dentro come sono fatte. All'interno di ciascuno di questi blocchetti di colore blu c'è un circuito come questo. Ora non guardate il condensatore è una riminiscenza di quello di altri circuiti. Non guardate la presenza dei condensatori, fate finta che non ci sia, prima o poi li cancellerò da queste diapositive. Qui c'è un'induttanza L1 e c'è una resistenza R. D'accordo? Qui c'è un'induttanza L2 e un resistore R. Il condensatore non c'è. Qui c'è un'induttanza L3 e una resistenza R. Qui ci sono in realtà le tre impedenze che sono appunto la L e la R, quindi facciamo finta che anche queste non ci sono. Abbiamo fatto così. Esce fuori una cosa del genere. Abbiamo semplificato moltissimo. Però il circuito che noi abbiamo rappresentato è esattamente questo. Oppure, se volete, questa L e questa R la mettiamo in questo rettangolino qui. E questa L2 e questa R2 la mettiamo in quest'altro rettangolino qui e cancelliamo queste a piacere vostro. No, non cambia niente. Comunque sia, lo vedete questo circuito? Compresi i condensatori che abbiamo cancellato, lo ritroviamo qui. Ho fatto copia e incolla. I condensatori sono scesi qui giù perché tanto sono collegati tutti quanti tra di loro. Vedete? Questo condensatore qui è collegato qui, questo è collegato a terra, questo è collegato a terra, sono tutti quanti collegati tra di loro, ma tanto noi che facciamo? Noi li prendiamo e li cancelliamo, che non ci interessano i condensatori, va bene? Che è rimasto? È rimasto induttanza L1 con una resistenza che mettiamo qui, un'altra resistenza che mettiamo qui e un'altra resistenza che mettiamo qui, va bene? Questo circuito può essere, come si dice, sbrogliato, può essere rimodellato senza cambiare nulla. I condensatori non ci sono, mettiamo semplicemente questi deviatori S1, S2 ed S3, li mettiamo uno a fianco all'altro. Quindi non è che abbiamo fatto nessun cambiamento radicale, l'abbiamo soltanto disposti in modo diverso. Riconoscete che questo circuito qui è equivalente a questo? Perfetto. Andiamo avanti, io faccio copia e incolla di questo circuito e me lo porto alla pagina successiva, se me lo fa fare. Ah, non c'è la diapositiva, vabbè. Quindi, proviamo a ridisegnare questo circuito in modo un poco più... Qua c'è un deviatore, benissimo, io faccio un deviatore, così, e così. Qua ne faccio un altro. Così. Così. Collegati tutti quanti tra di loro. E qui ne faccio un altro. Questa configurazione che vedete la ritroverete molto spesso in futuro, perché è la configurazione di un inverter trifase. Per chiudere dalla posizione, questa è la posizione
0 e questa qua è la posizione 1, per chiudere, anziché utilizzare un deviatore, possiamo utilizzare due interruttori. Quindi cancello questo, facciamolo un poco meglio questo disegno, mi fa proprio pena, va bene? Lo rifaccio, da voi non è inutile che cancellate. Allora, ho disegnato un deviatore solo, d'accordo? Lo sostituisco con due interruttori. Così. E lo replico anche sulle altre linee. Quindi questa è la configurazione di un inverter trifase. Questo qui naturalmente rimane il carico, e a noi questo qui per il momento non ci interessa. Sappiamo che è un carico, i condensatori non ci sono, sappiamo che è un carico RL, potrebbe esserci una forza elettronica indotta in serie in questo carico, eccetera, però sostanzialmente il nostro inverter è formato in questo modo qui. Sui morsetti d'ingresso c'è il generatore di tensione, mentre i morsetti di uscita sono U, V e W. Quindi l'inverter, il nostro inverter è un oggetto che ha due morsetti d'ingresso e tre morsetti di uscita. U, V e W è morsetto A e B. D'accordo? Il diodo è un bipolo, il cui schema, il cui simbolo è questo. È un bipolo, quindi ha due morsetti. Il morsetto indicato, diciamo, questo triangolino qui, è l'anodo. Il morsetto indicato con una linea dritta è il catodo. Questo bipolo ha una caratteristica elettrica, tensione corrente, VAK, corrente ID, corrente ID. Che è una caratteristica fortemente non lineare. Questa caratteristica è indicata in questo diagramma. Quindi, qual è il comportamento di questo diodo? Il comportamento di questo diodo mi dice, la caratteristica mi dice che posso avere delle correnti positive, ma sicuramente non ho correnti negative, nel senso che le correnti possono circolare dall'anodo al catodo, ma non possono essere invertite, cioè non possono essere di segno opposto a quelle che convenzionalmente ho indicato in questo schema. Poi mi dice anche le tensioni possono essere negative, ma non possono essere positive.
Quindi la tensione VAK può essere negativa, ma la tensione VAK dall'anodo al catodo non può essere positiva. D'accordo? Almeno con questa convenzione qui. Fate attenzione che questa caratteristica, cioè questa linea spezzata di colore azzurro qui, si riferisce a questa convenzione qua. Se dovessi invertire VAK, mettere il segno opposto, dovrei girare anche la caratteristica. Tanto per fare un breve richiamo anche di elettrotecnica, se voi voleste indicare la caratteristica di un generatore di tensione, questo è un generatore di tensione B, come indichereste questa caratteristica? Un poco meglio, tutto storto. Corrente I, tensione B. Com'è? È così. Giusto? Anzi, facciamola così. Non sembra. No, sembra. Questa è la caratteristica. Cioè, tensione costante per qualunque valore di corrente. Quindi, un poco, il diodo qui si comporta come un generatore di tensione. A tensione uguale a zero, ma soltanto per valori di corrente positivi. D'accordo? Vi ricordate com'è la caratteristica invece di un generatore di corrente? È una linea che fa tutto al contrario, è così, corrente I, tensione B, è giusto? Quindi, in questo caso qui, il diodo un po' si comporta come un generatore di corrente a tensione, a corrente uguale a zero. Chiaro, quindi oppone qualunque valore di tensione ad una corrente che deve rimanere sempre uguale a zero. Beh, abbiamo fatto queste piccole considerazioni che male non ci fanno a capire bene il funzionamento di questo oggetto. Ora inseriamo questo oggetto in una maglia composta da una resistenza R e un generatore di tensione B. Così. Allora, naturalmente possiamo scrivere il principio di Kirchhoff come V, indichiamo meno R per I, questa, meno VD, nuovamente VD capita dall'altro lato, e quindi che questo che cosa ci dice? Ci dice che la differenza tra la tensione V e la caduta sulla resistenza I ovviamente deve essere uguale alla tensione VD. La tensione VD ce l'abbiamo qui, cioè abbiamo, noi quando è che potremmo risolvere questa relazione? L'incognita qui potrebbe essere la corrente I. L'incognita. La tensione V è nota perché è il nostro generatore di tensione, la resistenza è una costante, la tensione VD è un'incognita, però se mettessimo, se avessimo, se il diodo fosse un oggetto lineare, facciamo finta che fosse una resistenza, per esempio, no? Se il diodo fosse stato una resistenza, avremmo potuto scrivere resistenza del diodo per I, qua, giusto? Ditemi sì, sì. E allora a questo punto avremmo, uso sempre il condizionale perché non è una resistenza naturalmente, avremmo potuto scrivere V meno R per I meno RD per I uguale a 0 e quindi uguale V uguale R per I che moltiplica R per I più
RD e calcolare I come rapporto tra la tensione V e RVI più RD. E vabbè, ma questo è ovvio, ho scritto una cosa ovvia. Il fatto è che noi non riusciamo per il momento a scrivere una relazione precisa per VD, così come facevamo per la resistenza. Per la resistenza abbiamo una legge di Ohm che è una legge lineare, qui invece abbiamo una legge che assolutamente non è lineare. E allora possiamo utilizzare un metodo grafico per risolvere questa equazione qua. Fammi vedere com'era dopo. Un metodo grafico. Allora, a questo punto costruiamo ci rendiamo conto che questo pezzo qui e questo pezzo qui sono le ordinate sono le ascisse, potrebbero essere delle x con 1 e questa qui è la x con 2 che devono coincidere sempre. Questa qui è l'equazione di una retta, quindi è una retta la cui caratteristica è questa V meno R Y uguale X. Quindi andando a risolvere rispetto a Y avremmo Y uguale V meno X diviso R. È giusto? Ho commesso qualche errore? Vi trovate? E quindi è l'equazione di una retta che ha coefficiente angolare meno 1 su R, quindi è un coefficiente angolare negativo, e ordinata all'origine V su R. Dall'altra parte abbiamo VD, ma VD è legata alla corrente I. ID, che è la stessa corrente che c'è qui, ma no, questa qui è la tensione B, al posto della X metto VD, uso gli stessi simboli, d'accordo? No, forse è meglio di no, facciamo così. Questa qui la posso scrivere come ID, che tanto è la stessa, è una maglia unica, uguale V su R meno la X e VD di su R. Quindi abbiamo una spezzata qui invece che è questa. Facciamola in blu. Quindi dobbiamo mettere insieme questa con questa, perché questa ID qui deve essere uguale a questa I qui. Quindi mettiamole tutte e due sullo stesso diagramma e questa relazione qui sarà l'equazione di questa retta. E naturalmente il legame che c'è tra VD e I è rappresentato da questa spezzata. Tutte e due devono essere risolte, vanno messe a sistema perché questa relazione qui deve essere rispettata. Quindi il punto di intersezione tra questa retta qui è la caratteristica del diodo, rappresenta il punto di funzionamento del nostro circuito che ci permette di calcolare il valore della tensione B
oppure il valore della corrente I. Allora, disegniamo il circuito. Attenzione. R e diodo. Allora, questa è la tensione D. E questa qua è la tensione VD. Qui c'è la corrente I. Allora vediamo che cosa succede per valori di V. Voi riconoscete che il coefficiente angolare di questa retta qui è meno 1 su R. Questa è la scissa all'origine. La scissa all'origine si ha quando I con D è uguale a 0. Abbiamo V uguale a VD. Vero? Oh, pronto? No. Ripeto? È la scissa all'origine. No, quella è l'ordinata all'origine. Differenze tra... Allora, facciamo prima questo caso qua, va bene? Allora, tensione V positiva. Questo, la retta avrà una certa ordinata all'origine. L'ordinata all'origine è uguale a V su R. V su R, eccolo qua. Da qui a qui. Punto di intersezione avrà 0, coordinate 0, V su R. E quindi abbiamo individuato una corrente I che sarà uguale, lo scrivo in rosso perché è solo un caso particolare, a V su R. E la tensione V, la tensione BD, sarà uguale a 0. Come? E la tensione ai capi di VD è uguale a 0, perché questo qui risulta essere praticamente un cortocircuito, sta funzionando da generatore di corrente. Scusate, dal generatore di tensione, tensione 0. In questo caso qui il diodo VD sta funzionando come generatore di tensione. Ha tensione uguale a 0, il che significa un cortocircuito. Naturalmente la tensione V andrà a cadere tutta sulla resistenza R. Anzi, noi l'avevamo disegnata tutta al contrario, mi pare. Facciamo il caso opposto, d'accordo? Facciamo una tensione V negativa. Se la tensione V è negativa, aspettate un secondo. No, allora abbiamo invertito la situazione, scusatemi, perché abbiamo invertito la convenzione. La convenzione era tutto al contrario, era così, giusto? Allora, cancellate quello che ho detto poco fa. Allora, ricapitoliamo. Abbiamo una tensione V positiva, la caduta di tensione cade tutta sulla R, la corrente I, I con D è questa, siamo in questa situazione qui, tensione V negativa, porca miseria, è tutto al contrario, questa
la tensione B, che ora è negativa, mentre la corrente I è così. Allora, per tensione V positiva, ok, abbiamo una corrente I negativa, no, non mi trovo con le convenzioni, fatemi vedere qua come avevamo messo, V di D, R per I. No, ho fatto bene, scusatemi. No, ragazzi, scusate, è tardi, ma non comincio a dare i numeri. Allora, tensione V negativa. Tensione V negativa vuol dire che la tensione V è tutta al contrario. Tensione V negativa, abbiamo una corrente I, e il diodo che sta tutta al contrario. Ecco dove ho fatto l'errore. Scusatemi, oh ragazzi, il diodo stava girando tutto al contrario. Pronto? Ok, ora ci proviamo. Allora, tensione V positiva, abbiamo una corrente I che è uguale a V su R. Ed è uguale a quello che avevamo scritto prima, va bene? Mentre invece per una tensione V negativa abbiamo I uguale 0, che è questa, e la caduta di tensione su R è tutta uguale a V. Quindi scusate, la caduta di tensione VD è uguale a V. Facciamo da capo. Caso 1 e caso 2. Allora, nel caso 1 abbiamo una corrente I che è uguale a V su R e una tensione VD che è uguale a 0. Caso 2, abbiamo una corrente I che è uguale a 0 e una caduta di tensione R per I che è uguale a V. VD, sto dando i numeri, cioè, attenzione, VD che è uguale a V. E qui possiamo aggiungere che la tensione R per I è uguale a V. E qui possiamo aggiungere che R per I è uguale a 0. Va bene? Ok. Ora, c'è una premessa importante da, cioè una premessa, un'informazione importante da aggiungere. Allora, la caratteristica del diodo noi la schematizziamo con una spezzata, per ovvi motivi di semplificazione. Un diodo è caratterizzato da tantissimi parametri, ma due sono i parametri, diciamo, quelli più importanti, e sono la corrente massima che può sopportare, ovviamente corrente diretta, e la tensione massima che può sopportare, ovviamente inversa. Quindi
Questi due parametri sono importanti. Che cosa succede se si supera, per esempio, la tensione massima di un diodo? Succede che il diodo oppone, quando noi applichiamo una tensione inversa ai capi del diodo, cioè andiamo in questa direzione qui, il diodo ovviamente risponde con una tensione uguale e contraria. Quindi supponiamo che di avere un diodo collegato in questo modo qui, noi stiamo applicando una tensione V ad un diodo VD, queste due tensioni saranno VD, saranno uguali e opposte. Fino a che punto il diodo VD sarà in grado di sopportare questa tensione? Fino a un valore che è pari a V massimo. Oltre questo valore il diodo si guasta, si perfora, va in perforazione sostanzialmente, e viene indicato come questa tensione, tensione di breakdown. Quindi è una tensione, e quindi la caratteristica del diodo sostanzialmente è questa, nella parte inversa, perché oltre questo valore di tensione qui, di breakdown, oltre questo valore di tensione qui, la corrente comincia a circolare. Naturalmente, se comincia a circolare corrente, questo è il valore di corrente, corrente negativa all'interno del diodo, questo valore qui I, tutta quest'area è tutta potenza dissipata dal diodo, viveri, e ovviamente gli effetti possono essere disastrosi. Nel caso di diodi di potenza, ovviamente questa VB deve essere ben al di là della tensione massima sopportabile dal diodo, cioè applicata al diodo. Per esempio, se noi supponiamo di applicare al diodo una tensione di 400, almeno il doppio deve essere la tensione di breakdown, per essere sicuri. Il valore di corrente massima invece si applica in quest'altra zona qui, è il valore oltre il quale la dissipazione del diodo porta valori di temperatura tali da fondere la giunzione del diodo, quindi non è possibile superare un certo valore I di max, oltre il quale il diodo, insomma, non riuscirebbe a sopportare le conseguenze termiche di questa corrente. Quindi ripeto, il diodo fondamentalmente è caratterizzato da tantissimi altri parametri, ma i parametri più importanti sono questi due qui: il valore massimo di corrente diretta e il valore massimo di tensione inversa. Quindi questa è un'informazione importante che dovevo aggiungere. Ciò nonostante, noi schematizzeremo nel nostro corso il diodo sempre con una spezzata di questo tipo qui, anche se sappiamo che non è effettivamente, non ha proprio questa forma, ma comunque va bene così. D'accordo? Ora supponiamo che la tensione del generatore non sia un generatore continuo ad un valore costante di tensione, ma sia una tensione variabile, una V di T, di questo tipo qua, che la tensione V sia appunto sia a volte positiva sia a volte negativa. Supponiamo il valore di resistenza R. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che abbiamo una retta di carico, per esempio questa, che si sposterà a destra e a sinistra, cioè nel diagramma cartesiano che noi abbiamo disegnato, si sposterà a destra o a sinistra, in modo tale che l'intersezione con l'asse delle ascisse segua esattamente il valore della tensione V. Quindi noi sappiamo che la distanza che ci deve essere tra l'ascissa del punto di intersezione, cioè l'ascissa all'origine, è proprio la tensione V.
Allora vediamo come questo punto di volta in volta sia costretto a rimanere su questa spezzata e di volta in volta può avere permette al diodo di essere in conduzione diretta oppure di essere in polarizzazione inversa, polarizzato inversamente, a secondo se il punto di intersezione si viene a trovare sull'asse delle ordinate oppure sull'asse delle ascisse. E allora cosa succede alla tensione alla corrente I e quindi alla caduta di tensione R per I? Succede che quando il punto di intersezione si trova sulle ordinate, la resistenza R per I, la caduta di tensione R con I, diventa uguale a V, l'avevamo scritto prima, qui, la caduta di tensione V è uguale a R per I, e quindi questa curva è identica a quella di sopra, ma quando invece il diodo si trova in polarizzazione inversa, succede che la tensione, la caduta di tensione su R con I è uguale a 0 e quindi nonostante che la tensione V di T sia negativa, la caduta, la tensione qui non viene, viene tagliata, viene cimata letteralmente. Quindi in pratica la tensione su R, quindi la caduta di tensione sulla resistenza, ne risulta essere sempre positiva, sempre positiva. Quindi in pratica abbiamo fatto una specie di raddrizzatore, abbiamo trasformato una tensione che a volte è positiva, altre volte è negativa, positiva e negativa, una tensione che è sempre positiva. Quindi abbiamo eliminato i tratti negativi della tensione. È evidente che cosa succede ora se al posto del generatore V noi applichiamo un generatore sinusoidale. Ovviamente la stessa cosa, avremo una tensione V che è sempre positiva, scusate, una tensione alternata, avremo una tensione, una caduta di tensione su R. Vedete che in questo caso il diodo e la resistenza sono stati messi, sono stati invertiti, ma non cambia nulla, comunque la maglia è sempre la stessa. Abbiamo una tensione su R che è sempre positiva, quindi è uguale alla tensione d'ingresso quando la tensione d'ingresso è positiva ed è uguale a 0 quando la tensione d'ingresso è negativa. Contemporaneamente, se andiamo a vedere la tensione VD, la VD invece assumerà valori negativi quando la tensione di ingresso è negativa e sarà uguale a 0 quando la tensione di ingresso è positiva. Quindi in pratica VD e la caduta di tensione su R si scambiano la tensione V a seconda se il diodo è polarizzato inversamente o direttamente. Cioè una volta se la prende la tensione, la resistenza, e un'altra volta se la prende il diodo. Ok? Va da sé che ci sono ora alcune considerazioni che si possono fare sul valore della tensione raddrizzata. Ad esempio, è possibile vedere quanto vale il valore medio della tensione raddrizzata. Questa qui è una tensione che è sempre positiva, questa qua una volta è positiva, una volta è negativa. Quanto vale il valore medio di questa tensione? Beh, il valore medio è facile da calcolare perché V, Vr è uguale a 1 su t, che è l'integrale che va da 0 a t della funzione che stiamo prendendo in considerazione. In questo caso è un seno di seno di teta, d teta.
Quindi naturalmente da 0 a t questo integrale qui dovrebbe essere 0 a 2 pi greco, e qui dividere per 2 pi greco, ok? Va bene? D'accordo? Posso sostituire t con 2 pi greco? Grazie. Poi naturalmente se faccio integrare da 0 a 2 pi greco fino a qui, è evidente che questo tratto qui è nullo, quindi posso sostituire questo con pi greco, va bene? Mo, l'integrale del seno, voi sapete quanto va? Meno così. Da 0 a pi greco. Oh, il coseno di pi greco è meno 1. Il coseno di 0 è 1. Quindi questo termine qui sarà uguale a 1 di 2 pi greco per 2. E quindi qua 1 su pi greco. D'accordo? Quindi questo qui è il valore medio della tensione ottica. Questo è un indice di merito di un raddrizzatore. Questo è un raddrizzatore sostanzialmente, perché che cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato una tensione alternata in una tensione che ha un valore medio diverso da zero. Mi seguite? Quindi questo è un raddrizzatore. E nei raddrizzatori, quanto maggiore è il valore medio della tensione di uscita, tanto meglio è per noi. Sarebbe utile magari riuscire in qualche modo, poi dopo lo vedremo, se facciamo in tempo oggi, ma non credo, vedremo come, anziché raddrizzare una semionda sì e una no, una semionda sì, è possibile anche raddrizzare due semionde alla volta, però lo vedremo la prossima volta questa cosa qui, perché forse oggi non facciamo in tempo. Okay. E naturalmente aggiungendo un'altra semionda alla tensione di uscita aumenterebbe decisamente il valore medio della tensione. Altre considerazioni che si possono fare è sullo spettro in frequenza della forma d'onda di uscita. Come vedete qui c'è il valore medio che è uguale a 1 su pi greco. Quindi è già la frequenza 0, corrisponde al valore medio. Poi abbiamo una frequenza che è pari a 0,5. Abbiamo supposto che qui la frequenza del segnale d'ingresso sia di 50 Hz, quindi la tensione da raddrizzare sia di 50 Hz, e quindi avremo uno 0,05 kHz che corrispondono proprio a 50 Hz, quindi questi qui sono 50 Hz. Abbiamo una prima armonica quindi a 50 Hz, poi avremo una seconda armonica a 100 Hz che avrà un'ampiezza decisamente più bassa, una terza armonica nulla, quindi prima, seconda, terza, quarta. Un altro indice di merito di un qualunque sistema, anche di un raddrizzatore, è quello di ridurre al minimo il contenuto armonico, quindi fare in modo che naturalmente tutte queste armoniche, sia questa la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, eccetera eccetera, siano quante più piccole possibili. E questo per quanto riguarda lo spettro armonico. Vabbè. Per oggi direi è sufficiente questo, la prossima volta vedremo come ottenere un raddrizzatore a due semionde.